E direi che c'è un piccolo diverbio da risolvere innanzitutto. Alla fine i tifosi hanno fischiato. Negli spogliatoi gli allenatori, Simone per il Genoa, Morrone per la Lazio, sono soddisfatti. Ahimè, penso che abbiano ragione i tifosi. Non è stata una bella partita. La Lazio ha ottenuto quello che voleva. Il Genoa è rimasto soddisfatto per essere riuscito a fermare la Lazio che aveva battuto l'Inter. Quasi un bisticcio di parole. Della partita finita 0-0 meritano di essere viste due sole azioni, due sole sequenze. Ve le presentiamo subito. La prima riguarda il Genoa che si era lanciato bene all'attacco nel primo tempo. Vediamo appunto Benedetti aprire per Peters. Palla di ritorno, gran tiro di destro, ribatte bene i cacciatori, Benedetti controlla ancora la palla e dà un pallone a Deloy, è stretto tra una serie di difensori, tira malamente alto. La seconda occasione della quale dicevamo è un'azione della Lazio. È Battista che la imposta. È Laudrup che la prosegue ed è Giordano che la conclude. Così, 0-0. Linea a te Paolo Valenti.